Automobilistico, la targa fuori ha rappresentato moltissimo, perché era una corsa mitica che si sviluppava su questo circuito inventato da Vincenzo Florio e quindi che ha visto dal 1906 i più grandi piloti del mondo con le più prestigiose automobili. Personalmente, quando ho cominciato a correre, appunto la mia più grande aspirazione era quella di partecipare alla corsa di Vincenzo Florio, e il giorno che ho potuto parteciparvi con la Lancia Aurelia 2005 è stato per me un giorno di grande soddisfazione e di grande felicità. Il fatto che poi non sia arrivato contava poco, perché avevo partecipato a questa corsa spettacolo che coinvolgeva tutti i siciliani e tutti i paesi che venivano attraversati da questo carosello fantastico. Il fatto poi di aver vinto la targa Florio negli anni seguenti è stato per me motivo di grande soddisfazione, perché ho dato agli sportivi siciliani questa grande gioia. Gli sportivi siciliani, che erano abituati a vedere vittoriosi piloti che venivano da oltre stretto, da oltre i confini dell'Italia, e quindi hanno visto vincere un loro concittadino e con me si sono affezionati, quindi è stata la vittoria della Sicilia praticamente. You're my dream come true, quindi io correvo in maniera emozionante in un corridoio umano attraversato da questi bolidi eccezionali che davano questi spettacoli indimenticabili, con confronti fantastici con i più grandi piloti dell'epoca. Io ho vinto a Le Mans, a Sebring, al Nürburgring, ma la passione popolare, la passione che c'era intorno a questa manifestazione di Vincenzo Florio era una partecipazione particolare. Il siciliano ha queste caratteristiche di ospitalità, di calore umano, di grande sportività, che praticamente lo contraddistinguono nei confronti degli altri, diciamo così, popoli.